Mancano un paio d'ore alla partita. Terrano, lei sta già tremando? Beh, no, tremare no, però... Però c'è Evair. Certamente merita grande rispetto sia l'Atalanta che questo giocatore, che appunto sono già 4 turni che fa gol. E gol determinanti. Per cui tremare certamente no, però massimo rispetto, insomma. Invece Evair non c'è, è infortunato, annuncia Mondonico, che fa scaldare così Madonna, mostrandogli anche come si palleggia. Gliel'ha insegnati Maradona questi palleggi? No, è che guardando Maradona si imparano tantissime cose, perciò penso che più i miei ragazzi ogni tanto si divertono a fare quello che vedono fare da questi personaggi. Ma sembra che lì e Maradona vi vedete piuttosto spesso. No, non ci vediamo assolutamente mai, forse... Il bello o vi vedrete? Ma questo non credo, che andiamo nello stesso posto di villeggiatura per poterci vedere spesso. Anche Barbas, buon amico di Maradona, ha da far vedere qualcosa a Mondonico, per esempio come si fa a segnare in appena 40 secondi. L'invito al record è di Moriero. Per Mazzone va bene così, per l'Atalanta un po' meno. Costretta subito ad attaccare, rimpiange subito più del previsto il suo goleador brasiliano, soprattutto sulle fasce. Certo Madonna si dà da fare, ma gli spazi non si aprono, anche perché a centrocampo Enzo e Conte sono tanto attratti dalle chiome svedesi da non perderle di vista neanche un attimo. Non si rimpiangono troppo invece le assenze importanti nel Lecce, ben 4 Nobile, Baroni, Benedetti e Vinze, perché per 4 gioca e corre Rodolfo Vanoli, presente ovunque e comunque, non solo su Nicolini. Tant'è che per fermarlo, Caverzan prima e Barcella poi non possono che rischiare quel cartellino rosso che la clemenza dilanese trasforma in giallo. Vanoli incassa ma continua a correre. Per fermarlo senza farlo bisogna aspettare la fine. Vuoi stare un po' fermo almeno adesso? Ma ci provo, comunque è stata una partita molto sofferta perché l'Atalanta ha un buon collettivo e noi l'unica maniera, sono convinto, per portare in porto un risultato positivo era appunto quello di fare pressing e attaccare gli spazi in continuazione. Missione puntualmente compiuta anche nel secondo tempo, quando si è rivista l'Atalanta migliore. Dentro Serioli al posto di Caverzan, dice Mondonico. E così con Vanoli, che deve andare ad occuparsi di Madonna, Nicolini acquista più libertà e il pressing offensivo dell'Atalanta più efficace. Terraneo sembra destinato a capitolare presto, invece prima riesce a sbrogliare una situazione difficile ispirata da Pronia e conclusa da Madonna, poi viene addirittura graziato da Stromberg, ben servito da Nicolini. Anche i biondi sbagliano. Non sbaglia invece Mazzone ad inserire il giovanissimo Garzia. Entra e 70 secondi dopo cavalca per il 2-0. Chi ha detto a Garzia, ragazzo vai e segna? Io a Garzia gli ho detto, marca Nicolini quando vuoi attaccalo. Mi ha preso alla parola, è stato molto bravo, complimenti a Garzia. Sogna a momenti di gloria anche un altro ragazzino del Lecce, Conte, ma sciupa così l'occasione. Non sciupa invece dal dischetto la palla del 2-1 l'Atalanta quando Lanese concede il rigore per questo contrasto in area tra Vanoli e Madonna. Esemplare la trasformazione di Nicolini. Esemplare anche la determinazione con la quale i lombardi cercano il pari nel finale. Sembra fatto quando Stromberg pesca in area, liberissimo Fortunato. Invece Terraneo ci mette una manina magica. Abbiamo avuto l'abilità e la fortuna di sbloccare subito, abbiamo costruito la partita su questo gol molto importante, molto bello di Barbas. Poi nel finale l'abbiamo quasi compromessa, è andata bene e penso che non abbiamo rubato niente. Ci sono problemi, noi abbiamo visto la partita, noi siamo soddisfatti da quello che l'Atalanta ha fatto sul campo. Ripeto, perdere così mi sta benissimo perché magari altre 9 volte...